Al via nel Piacentino gli incontri con esperti e veterinari per tutti coloro che hanno uno o più cani, come allevarli e come gestirli. Inoltre in programma, e questa è una grande novità, ci sono anche appuntamenti con Mastro Antonio, laboratorio Vimini, dalle scope ai cestini. Le basi per la realizzazione appunto di cestini, scope, coperture di sedie, sottopentole e decorazioni murali. Un'arte antica da non perdere. Ne parliamo questa sera in studio con il responsabile di Laboratorio Verde Fare Ambiente di Piacenza, Loris Burgio. Burgio, buonasera, ed è bellissimo perché una volta al mese noi abbiamo questo appuntamento con la vostra associazione. Buonasera, grazie per l'invito. No, grazie a voi perché siete sempre molto disponibili. Allora, andiamo con ordine. Iniziano delle serate, un ciclo di incontri con veterinari per tutti coloro che hanno cani o gatti o animali domestici e vogliono avere un senso reale alla cura di questi animali. È così. Esatto, 3 serate dedicate agli animali da compagnia, quindi prevalentemente cani e gatti, ma non solo, dove si affronteranno gli argomenti dedicati al cucciolo e al cane anziano, le vaccinazioni obbligatorie, come, quando e perché, e il problema legato eventualmente ai primi soccorsi, quindi cosa fare nel momento in cui il nostro animale ha un problema sanitario, quindi fare il primo soccorso in attesa dell'intervento del veterinario o dell'apporto alla clinica. Ecco, è importante perché abbiamo purtroppo dovuto raccontare di fatti, non solo in Italia, ma anche proprio nel nostro territorio, nel Piacentino, in cui i cani si sono resi responsabili, tra virgolette, di aggressioni, ma perché alla base fondamentalmente non c'era una cura ideale o comunque una conoscenza del proprio cane da parte del padrone. Questi sono incontri molto importanti, so che ne avete svolto già uno a Caorso, diverse persone sono venute e c'è molto interesse oggi. Sì, poche sere fa a Caorso si è svolto questo incontro dedicato a come condurre gli animali e come tenerli prevalentemente cani, ma non solo, e è stato un incontro partecipato, diverse cittadinanze erano presenti, l'amministrazione è stata sensibile a questo, c'era un veterinario, un addestratore e noi come guardia zoofile. Gli argomenti sono stati chiaramente intrecciati da quello che riguarda l'attenzione verso l'animale fino ad arrivare a quelli che sono l'attenzione verso la normativa, che è molto precisa in questo senso. Le nostre 3 serate sono un po' a complemento di questo, dove si va proprio a spiegare le modalità corrette per tenere l'animale e per andare a ottenere il giusto equilibrio tra l'attenzione verso l'animale e l'attenzione verso la comunità in cui questo animale è inserito. Le vaccinazioni non sono prese a caso perché, pur non essendo obbligatorie, permettono che l'ambiente in cui l'animale vive sia un ambiente pulito e quindi l'animale non apporti eventualmente malattie. Ma le novità non sono soltanto riconducibili giustamente alla vostra tematica principale, cioè gli animali e l'ambiente. C'è anche la voglia di conservare, valorizzare le nostre tradizioni. Per esempio, in quest'ottica si pone l'incontro con un mastro, cioè un maestro, che spiegherà al pubblico, all'uditorio, come intrecciare il Vimini, un'arte antichissima. Sì, farà molto di più che spiegare, perché Mastro Antonio si presterà proprio a far realizzare, anzi vado un po' indietro, non solo realizzare, ma anche andare a ricercare il materiale in natura e quindi prepararlo per essere lavorato. Laboratorio Verde Piacenza Fare Ambiente è vicino a quelle che sono le problematiche legate agli animali e all'ambiente e crediamo che mantenere in vita queste tradizioni ormai perse, Mastro Antonio ha raggiunto l'età di 82 anni ed è un signore molto arzillo, molto presente, che ha questa manualità, questa capacità nel trasmettere le esperienze e le modalità di lavorazione del vimini, come dicevate voi all'inizio, dallo scopino per la farina fino ad arrivare a intrecciare sedie piuttosto che cestini o abbellimenti da muro o altro. Ecco, tutti questi appuntamenti, tra l'altro ringrazio la regia perché ci sta mostrando proprio un mastro dei nostri rarissimi incontri ormai che si fanno in Italia e che desidera far vedere alle nuove generazioni come si lavora al Vimini. Quindi direi che guardate con quale manualità,
si procede prima alla pulizia delle bacchette e poi all'ottenimento dell'oggetto. Per tutti gli appuntamenti so che voi avete una pagina Facebook che è molto attiva. Sì, la pagina Facebook è di Laboratorio Verde Piacenza, Fare Ambiente, c'è sia la pagina che il gruppo, su entrambi vengono rilanciate le date e tutto quanto, potete trovare le informazioni. È gradita una mail di partecipazione per permetterci di organizzare la logistica. Io per il momento ringrazio Loris Burgio e come sempre do appuntamento a Burgio il mese prossimo. Grazie, molto gentile, spero di essere ancora presente e di potervi dare il supporto che mi chiedete. Ce ne fossero di gruppi come i vostri, grazie davvero, buona serata.